Ciao a tutti, come vedete sono tornata nella mia stanzetta di Plymouth, infatti sono tornata qua il 12 di gennaio, cioè ieri, e niente, oggi ho deciso di parlarvi del libro che mi ha fatto assolutamente sognare durante il viaggio. L'ho acquistato in aeroporto e mi sono completamente innamorata, infatti ho deciso di parlarvene subito. Questo libro si chiama Woody ed è di Federico Baccomo. Vi leggo praticamente cos'è che mi ha colpito di questo libro e per quale motivo l'ho acquistato. Ho letto la parte sul retro e c'era scritto: era da un po' di tempo che pensavo a libri come Canto di Natale o Il Piccolo Principe, libri di dimensioni ridotte, capaci di raccontare qualcosa di grande. Ecco, Woody, questo cane così ingenuo, disarmato, immenso in un mondo troppo complicato, spesso ingiusto, mi sembra sia riuscito a portare con sé, a partire da quell'immagine dietro le sbarre, la storia che cercavo. Questo appunto lo scrive l'autore. A me ha subito colpito questa cosa, quindi sono diciamo andata a leggermi un pochino la trama e praticamente, praticamente questo libro parla, il protagonista sostanzialmente, questo cane, che è il cane di nome Woody. Praticamente mi piace tantissimo già anche per diciamo, le illustrazioni che ci sono all'interno. La prima pagina sostanzialmente recita questo: mio nome Woody, miei anni quasi 3, mia razza Basenji, che non sono sicura si pronunci così. Woody sa bene perché padrona dice sempre quanto persone chiedono: ma che bel cane, come si chiama Woody? Ma che bel cane, quanti anni ha? Quasi 3. Ma che bel cane, di che razza è? Basenji. Ma che bel cane, eccomi, proprio me. Poi praticamente tutto questo è scritto in modo un po' particolare, adesso ci sono dei punti, delle virgole che sono un po' diverse da quelle che almeno metterei io. Tutto questo perché appunto chi narra la storia è il cane. Praticamente lui praticamente ci parla di questo amore assolutamente sconfinato che ha nei confronti della sua padrona. E praticamente parte già dall'inizio con questo cane che si ritrova dietro delle sbarre, non capisce come mai, non sa cosa sia successo e in pratica parte con raccontarci la storia. Una storia che a me ha fatto commuovere, ero in aereo quando l'ho finito di leggere, vorrei avere i brividi adesso a pensarci. Ho pianto come una disperata perché quando voi vi rendete conto il perché di questo cane dietro le sbarre, rimanete a bocca aperta, cioè veramente increduli. Scoprirete anche che l'azione che ha fatto è stata un'azione eroica in una maniera pazzesca e diciamo che vi stupirete tantissimo. Non vi dico altro perché sennò vi spoilerò, perché questo è veramente un libro che mi ha emozionato tantissimo e diciamo che appunto quello che ci insegna è proprio di questo amore sconfinato che hanno per noi i nostri animali, in questo caso il cane, e che sono assolutamente convinta che sia vero. Io sono convintissima di questa cosa, ma la so da sempre. Me ne rendo conto quando guardavo negli occhi il mio cane, il mio Labrador, che adesso purtroppo non c'è più. Me ne rendo conto adesso che guardo negli occhi il mio gatto a casa, Mew. Me ne rendo conto assolutamente di quanto loro ci amano. E questo è un libro che assolutamente ci fa capire questa cosa e diciamo che è una storia anche un po', cioè per certi versi tosta, nel senso che ci sono anche delle cose diciamo crudeli che avvengono in questo libro, quindi se da un lato ci fa capire questo amore immenso che l'animale ha per noi, dall'altra ci fa capire invece quanto spesso l'uomo può essere bestia sostanzialmente. E quindi questo è quanto voglio dirvi su questo libro. Sarà un video brevissimo, ma volevo soltanto accennarvi assolutamente a questa lettura, che se vi piacciono gli animali e se vi piacciono i libri strappalacrime, mi raccomando compratelo. Il prezzo è di 14,50 euro. E niente, spero che vi abbia potuto dare uno spunto di lettura questo video. E niente, ci vediamo al prossimo video.